tu stai chiedendo il nome a tuo fratello. Io non ho ben capito come funziona sta cosa. Vabbè, tagliamo la cosa. Dimmi. Perché? Cazzo, adesso lo dovresti chiedere a tuo padre e tua madre, guarda, Questo è il tuo lato migliore? Boh. Perché no. Questo non è il mio. Non so se sono due lati diversi. Nome? Jenny. Perché? Nome? Gina. Perché? Benissimo. Come ti chiami? Sebastian. Perché ti chiami Sebastian? Chi lo sa? Non lo so. Sarà piaciuto ai miei genitori. Ok. Da dove vieni? Santa Teresa Gallura, Sardegna. Sono italiana, vengo da un paesino chiamato Trecate. Very good. No, veramente me lo stai chiedendo? Cioè, sai che abitiamo... abbiamo vissuto per molti anni insieme. Ma io se non posso... Non credevo, non potevi venire tu qua a fare domande. Vabbè, tu ti sei voluta mettere qua, che non so neanche perché ancora sei qua. Sono nato vicino a Milano, a Binasco. Ok. Poi mi sono trasferito in un po' di posti in Italia e poi adesso a Londra. Perfetto. Vai, vai, taglio corto, vai. Che lavoro fai? Cucino. Cucino? In forno, anzi, più che altro. E ne sei felice? Felicissima. Non è così male alla fine. Mi fai la domanda o no? Sì, che lavoro fai? Ma dai il tempo che lui deve tagliare. Conta fino a tre, poi farla. Che lavoro fai? Lavoro in una palestra d'arrampicata e faccio ne traccio felice, le vie. Ne sei felice quindi, no? Sì, sono molto contento. Sono uno chef, sono sicura che adesso partirà la ne sei domanda. Felice? Non ero soddisfatta qualche tempo fa, sì. Che lavoro che fai? Lavoro fatto, allora? Ora come ora? Mi diletto, non ho un vero e proprio lavoro, mi diletto nel fare streaming online. Potete seguirmi sul mio canale Twitch DG5. E da quanto sei a Londra? Una decina di anni. Allora? Sono a Londra, penso, da 2 anni? 2 anni e mezzo. Pensi o ci sei stato? Due anni e mezzo, diciamo. 2 anni e mezzo. Perso il conto. E da quanto sei a Londra? 6 anni. E in UK? 9. E da quanto tempo sei qui a Londra? E tu cosa ne sai che siamo qua a Londra? Anche perché non siamo a Londra adesso, siamo a Dye Wycombe. Da quanto tempo vive all'estero? All'infuori dell'Italia? In Inghilterra? Vuoi metterne altro? Dal 2009. Ti piace viaggiare? Molto. Il mio primo viaggio serio è stato in Egitto. Un altro viaggio che abbiamo fatto è stato in Islanda. Uno dei migliori, probabilmente. Non ce la posso fare. Vai, vai, prossima domanda. Fermo. Quante sono le domande? Ma quale domande le devo fare io? Sì, ho capito. Infatti ti chiedo a te quante sono. Se le facevo io sapevo già il numero. Ti piace viaggiare? Sì, molto, ma purtroppo non riesco a viaggiare tanto. Lavoro, pochi soldi, poche ferie e ti senti in dovere di tornare a casa a vedere i tuoi quando hai tempo libero. Ti piace viaggiare? Cioè, sì, quando arrivo, no, il tragitto. Che musica ascolti? Un po' di tutto. E musica, sai, dei vecchietti della mia generazione. Rock, elettronica, classica. Vai, vai, taglio corto, vai. Che musica ascolti? Allora, ho cominciato la mia, come si dice, ascoltare musica tipo la... Ok, va bene, quali sono? Che musica ascolti? È la musica che ascolta me. Che cosa pensi della teoria della relatività? Io. A me lo chiedo. Ho detto che faccio la cuoca. Oh, la cottura del tacchino è relativa. Vai, vai, taglio corto, vai. Che cosa ne pensi della teoria della relatività? Che cazzo? Che cosa ne pensi della teoria della relatività? Penso. Cosa ne pensi della teoria della relatività? Oh, madonna. Non lo so. Non fate queste domande. Ma troppo complicate queste domande, ragazzi. Cioè, io non so articolare una frase con cose di cui è. Vabbè, una cipolla. Che cosa ti manca di più dell'Italia? Tutto, tutto, tutto. La famiglia, gli amici, le serate a giocare.
Ma quanti tagli qua? Chissà quante cose che taglia. È di brutto. Tutto. Il taglio è brutto. Cosa ti manca di più dell'Italia? Il sole, mi manca tanto il sole e la focaccia. Ma se arrivi da Milano il sole non è che ce ne sia. No, beh, abitavo in Liguria prima. Ah, ok. Okay. La pizza! La pizza! E basta, sì un po'. Giusto, ha ragione. La pizza del pellicano. La pizza con la cipolla. Ma ora passiamo al succo dell'intervista, la vera domanda per cui tutto questo è nato, no? La cosa più essenziale, sì, che manca qui a Londra. Come vivere senza bidet? È una tragedia, bisogna adeguarsi, bisogna ingegnarsi per lavarsi il culo, sì. È una bruttissima esperienza, veramente. È traumatico all'inizio, però poi uno si abitua, purtroppo. Non venite in Inghilterra. Passiamo alla domanda per cui tutto ciò è nato. Si vede la pancia? La vera domanda essenziale è per chi vive a Londra o in UK. Sì, sì, sì. Com'è davvero vivere senza bidet? Qua si usa così. Cercano di pulirselo il più possibile con la carta igienica. Ovviamente rimangono alcuni crocchi sulle parete, però quando è che si cammina, le due chiappe sfregando tra di loro si autopuliscono dopo che diventa secca. Allora, vogliamo dire ai nostri teleamici spettatori della... Che è successo? Si è scaricato. Cioè ci ha messo talmente tante, ha fatto tempo a far scaricare anche la roba. Allora... Ragazzi scusate, ma la luce si è appena spenta. Quindi probabilmente vedrete un cambiamento. Com'è vivere senza bidet? Ti lecchi la mano e ti pulisci il culo. Semplice. Ricordati di avere un bel po' di saliva. A posto. Ok. Cosa ti manca di più dell'Italia? Il bidet. Era giusto questo il punto per cui noi abbiamo tirato la fuori... La relatività? No. Tutta l'intervista. Perché la domanda successiva sarebbe stata: com'è vivere senza bidet? Allora, come faccio a sopravvivere? Dipende da dove mi trovo. Può essere bottiglia, tante docce. Come capita? Bene, siamo giunti alla fine. Puoi salutare il mondo esterno. Ciao! Va bene, quindi saluto il mondo YouTube. Saluto. Bene. Le Jeux en Fé. Salutiamo gli amici da casa. Ciao a tutti. È stato un piacere, ragazzi. Arrivederci. Grazie a tutti. Mille. Cugini, nonne, se mi guardate, scusatemi, mi hanno ostaggiato con una pistola. Ostaggiato. Non l'avrei mai voluto fare. Nonne e cugini, seguitemi su Twitch. Vai, taglia corta, vai.